Nasceva il primo gennaio del 1921 la sezione di Ivrea. Sezione che apre con tanti striscioni, sono striscioni che rievocano la memoria. Quarto reggimento alpini, Ivrea c'era la sede del comando nella storia, 1887-1934, il battaglione Ivrea, 1887-1943, è stato in Libia, Alto Isonzo, Monte Mazli, Montenero, sul fronte occidentale. E qua oggi vogliamo ricordare il nome che il battaglione portava e la sezione. Il battaglione Montelevanna 1916-1926 e il battaglione Valdorco 1882-1943. Anche lui, Montenero, Santa Maria, Montenegro, Tucun. Abbiamo ricordato la storia e dietro la storia il leitmotiv della giornata, alpini messaggeri di pace. Emblematico avere la continuità di quello che sono stati quei battaglioni, i nomi di dove sono state le battaglie, e oggi veder sfilare uno striscione che vuol dire che noi siamo i portatori di pace, noi trasmettiamo la pace. Fanfara della sezione di Ivrea. Vessillo decorato di 3 medaglie d'oro al valor militare, scortato dal presidente, ufficiali e sottufficiali in armi, dal consiglio sezionale, la sezione di Ivrea. Dicevamo, Ivrea è stata la sede del comando del 4 reggimento alpini per quasi 40 anni. E anche qua, come ormai da tutte le sezioni che hanno preceduto Ivrea, le signore sindache, due complimenti essere qua, auguri per la festa della mamma, un grazie anche ai sindaci, e come sempre gli alpini sul territorio ci sono, basta chiamarli, chiamate il capogruppo e una squadra che vi dà una mano. Il coro della sezione di Ivrea, bravissimi anche voi a dimostrare l'attaccamento per quello che sono i valori. Quando si va a fare un concerto nei gruppi o in qualche serata, i canti alpini rievocano la storia. Eccoli i gagliardetti 65, rappresentano quasi 2600 soci, e oggi alfieri della sezione portate qua sì coloro che sono dietro di voi a sfilare, ma ognuno di voi porta tutti i vari iscritti dei vari gruppi e state portando in sfilata tra le vie di Vicenza tutti i soci, i 2600 della sezione di Ivrea. Passano vivi e morti gli alpini delle Alpi Graie, e anche qua qualche cuscino, qualche alpino amico che è andato avanti, ma oggi a Vicenza sfila con i suoi alpini, con i suoi compagni, con i suoi amici, e compie anche lui tutto il tragitto di questa bellissima sfilata
che vi accorgerete è densa di gente che non si è ancora mossa, mi viene da dire, dalle transenne non si è mosso nessuno. E sono lì ad attendere, ad applaudire, ad aspettare che magari passa il marito, il fidanzato, il papà, il figlio, il nonno. Poi magari c'è qualcuno che oggi non sapeva cosa fare, si è trovato qua e ha detto, mamma mia, cosa succede? Ma finiranno a una certa ora? Non lo so. Sarà difficile. Anche le future fidanzate. La sezione di Ivrea chiude la sua sfilata con due file di tricolore. Entra ora